Amiche ed amici di Rete 8, un cordiale buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e benvenuti a Di Pomeriggio, la rubrica del venerdì, la rubrica settimanale che va a conoscere lo stato di forma delle squadre di Serie D Girone F, dove ovviamente militano le compagini abruzzesi e dove ci sono anche le confinanti molisane, ma ovviamente come tutti i venerdì tracceremo un bilancio completo generale al cospetto di queste squadre che sognano il professionismo, sognano la Serie C. Vado a salutare immediatamente i miei ospiti, un cordiale buon pomeriggio e un cordiale benvenuto a Di Pomeriggio ad Elenio Di Filippo, team manager della Vastese. Ciao Elenio, buon pomeriggio. Buonasera e buon pomeriggio a tutti. Scusate per un po' di tosse, perciò mi scuso in anteprima. Sono in Buonasera. stagione. No, l'altra sera siamo stati insieme a Sì. Pinino e quello mi ha fatto un po' male. Un saluto a tutti. Un saluto a te, Elenio. Un benvenuto anche ad un amico che segue da tanti anni questa categoria, ma non solo, opinionista davvero di alto livello, Daniele Rossi. Ciao Daniele, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il mio invito. Ciao, ciao Lorenzo, grazie a te e buon pomeriggio a tutti. Bene, Come stai, Daniele? bene, guarda, vengo da una giornata di eccellenza che ho seguito ieri e dal turno di Serie D a cui ho assistito domenica, ero al Riviera delle Palme. Ecco, che cosa ti è sembrata questa San Benedettese, già che sei stato lì, insomma? Ma c'è tanto, veramente tanto da dire. Domenica non è stata, per così dire, una bella giornata per i tifosi rosso-blu, visto che la Samp è reduce da uno scivolone interno contro la Matese. È stato un match condito da tante, troppe polemiche per un gol concesso agli ospiti, viziato da un chiaro fuorigioco, tant'è che il presidente Renzi è andato su tutte le furie e al termine della partita si è scagliato, come avete visto tutti, presumo, contro l'arbitro. Fatto sta che l'11 del tecnico Sante Alfonsi è uscito a mani vuote, dopo due vittorie consecutive che lasciavano presagire un cambio di rotta, cambio di rotta che si è così interrotto. La Samba ha disputato una buona partita, a dire il vero, soprattutto nella prima frazione di gioco. E adesso per il rosso-blu c'è da sistemare diverse cose nella finestra di mercato. Per ora ancora niente, nel senso che nella piazza già si comincia a rumoreggiare perché i movimenti di mercato fino ad adesso sono tutti bloccati nonostante le promesse del presidente Renzi. Daniele, prima di chiudere, diciamo così, questa piccola finestra sulla San Benedettese, visto che ovviamente eri lì in diretta e l'hai potuta giudicare, è sembrato più un incidente di percorso quello contro il Matese, oppure è una sindrome influenzale sportiva che i rossoblù si portano purtroppo, no, da inizio anno dietro? Sono caricati sulle spalle anche, credo, da una pressione mentale importante, vista la piazza. Certo, io vivo e lavoro a San Benedetto, quindi conosco bene queste pressioni, che sono tante. E io sono convinto che la mossa di riportare il timone Sante Alfonsi sia stata una scelta giusta da parte della società. Però adesso ci sono da sistemare tanti tasselli. Innanzitutto Alfonsi ha ridisegnato il suo scacchiere tattico proponendo Proie in cabina di regia con due mezzali mobili che domenica andavano a prendere lo scarico e favorivano anche l'inserimento dei due esterni d'attacco. Questo ha funzionato in parte, vale a dire solo nella prima frazione
di gioco, poi la Matese ha alzato il baricentro e per il rosso-blu è stata notte fonda. Questa è una squadra che però va completata in più zone da attacco, e principalmente mi viene da dire soprattutto nel reparto avanzato, perché ha assoluto bisogno di un centravanti d'area capace di capitalizzare al meglio le tante occasioni da gol che l'11 di Alfonsi crea. Sì, grazie Daniele. Elenio, è un'analisi completa quella fatta dal nostro Daniele Rossi, soprattutto perché ha spiegato ovviamente che non ci sono solo ed esclusivamente problemi mentali, non ci sono solamente problemi di rosa, perché ovviamente lì c'è bisogno di rimpinguare il reparto d'attacco. Nel complesso però possiamo giudicare la San Benedettese come uno dei fallimenti più importanti, allora, anche perché lì davanti Pineto su tutti, Elenio, camminano e vanno velocissime. Guarda, allora io ho parlato oggi, venerdì, ho parlato martedì con il presidente, ci sentiamo spesso, siamo molto amici. Si aspetta una squalifica dopo quello che è successo domenica? Beh, io penso che purtroppo io condanno il presidente, che però effettivamente quel rigore non dato a Nardella è stato proprio clamoroso, perché un calcio da dietro e poi la partita poteva finire differentemente. Però io non accuso mai gli arbitri, però effettivamente loro vengono da un periodo dove sono stati un po', come si dice, un po' calpestati da qualche decisione arbitrale, che secondo me è dovuto da un po' dell'esperienza. E c'è da dire che in questa categoria più sei sotto in classifica e più vengono i primi anni, i secondi anni che hanno fatto meno gavetta, e di conseguenza un po' inesperti. Però il presidente è uno che ci crede. Ricordate che l'anno scorso alla fine la San Benedettese ha fatto 10-11 vittorie consecutive. Il presidente ci crede, è una persona di sport, una persona che sa tante cose, si sta muovendo, ve lo posso garantire, sta cercando in tutto il panorama calcistico d'Italia, ha già dei nomi di forza della squadra. Io penso che se lui è una persona d'onore, se dice una cosa la fa. Poi c'è da dire che incontrare una squadra che fuori casa, ragazzi, non perdona. No, posso aggiungere, Elenio, sì. Senza passare come uno scienziato, no? O un intenditore a tutto tondo di questa categoria, però io ad inizio stagione ho detto col ritorno di mister Urbano il Matese cambierà marcia, non solo per quello che ha fatto lui nella sua storia, ma soprattutto quello che ha fatto davvero molto. Allora, Urbano è uno nel frattempo dopo l'osservazione calcistica, però fammi dire che tu hai bisogno di un buon sciroppo, Sì, perché... pomeriggio. Infatti oggi sono rimasto a casa perché vado domani per la solita routine, anche perché, come sai benissimo, sono arrivati due giocatori a noi, uno ieri, sì. Uno è arrivato stamattina. E complimenti al presidente Bolami in primis per questi, sì, beh, sì, lui, per questi acquisti. Lui è attento alla Vastese un po' 24 su 24. L'estate, il periodo luglio-agosto, è sempre impegnato, perché lui l'attività lo costringe un po' a essere sul pezzo ogni giorno, sì, e non mollare mai. E adesso è in continuo rapporto con il direttore sportivo, si stanno muovendo, stanno vedendo, penso che la squadra qualcosa farà, come sta facendo. Sì, un pareggio quello di domenica, Elenio, che personalmente ti accontenta, abbiamo avuto Mistarelli. Ma guarda, domenica... Sei d'accordo con Lucarelli? Sì, perché forse se nel calcio mi insegni anche tu, che sei uno che vedi tutto, se noti un po' tutto, forse quel gol di Greselin all'inizio avrebbe cambiato un po' l'inerzia della gara. Però devo dire che anche il Chiedi ha fatto una discreta partita. Noi ci serviva un attimo stabilizzarci e creare, secondo me, una serie di risultati. Un percorso diverso, un sì, percorso capito, più tendente al positivo.
una serie positiva, perché è importante per il mister, lui è un mese. Però voglio dire, tornando a una cosa, volevo soltanto dire un'altra cosa da San Benedetto. Sì. Non fa neanche bene che una società blasonata come questa, c'è il problema che la squadra che ha fatto non è stata poi molto fatta bene da quello che ho visto. Allora il presidente, che ci tiene in una maniera immensa, ha dovuto cambiare due o tre allenatori. E tu sai che mi insegni che poi nel calcio l'allenatore viene e vuole giocare come decide lui, però non ha gli uomini adatti. Adesso io spero che si trovi una continuità nel mister, che già l'anno scorso ha fatto bene, che ridisegni la squadra come lui vuole giocare, come vuole impostare la squadra, come giustamente ha fatto anche Urbano, perché Urbano è un veramente come si chiama, un Rommel della Serie D. Sì. Perché furbo, cioè lui, io posso dirti, noi la sera abbiamo incontrato sei volte, abbiamo perso sempre sei volte, mi credi? Cioè non riusciamo a vincere una volta. Vabbè, lui c'ha Vittorio Esposito che effettivamente secondo me è il giocatore che fa più la differenza in Serie B. Lui riesce anche a centellinarlo, perché io quando ci ho parlato con Vittorio, il mister mi dice delle volte, no, oggi tu non ti alleni, vai a fare terapie. Cioè riesce a creare quello staff, una simbiosi tra lo staff, riesce a capire roba, sì, tutti i giocatori quello che possono dargli, dove darli e quando darli, e questo penso che sia una delle virtù. Noi l'abbiamo trattato, devo dire la verità, poi sì, è venuto Ferrazzoli, che secondo me è un bravissimo allenatore, però purtroppo sai com'è quando succede. Anche Lucarelli, comunque devo dire, ho incontrato questi due allenatori che sono gente che riesce a dare un'impronta alla squadra. Allora, prima di continuare con la nostra discussione, io do il benvenuto a Roberto Marchione, direttamente dallo spogliatoio del Notaresco Calcio, che ci, insomma, darà qualche informazione in più. Insomma, l'innesto di Romano, credo che lì davanti è il mio telefono, no, credo quello di Elenio, che squilla, ovviamente, sì, sì. Fase di mercato importante. No, è il presidente del Casalbordino che mi chiede sempre le cose. Allora, ah, grazie, ce lo saluti davvero, ce lo saluti. Allora, dicevo, un saluto a Roberto Marchione, Daniele Rossi, opinionista qui con noi, ed Elenio Di Filippo, team manager della Vastese. Roberto, com'è l'ambiente? Io vedo un leggerissimo sole che entra all'interno degli spogliatoi, anche per portare, forse, speriamo, un po' di serenità. Ciao Lorenzo, sì, speriamo. Scusate, quest'oggi l'ambientazione è un po' particolare. No, volevo aggiungere che noi ovviamente mandiamo in onda questa trasmissione perché vogliamo stare sempre sul pezzo, nell'ora credo più importante, quella del venerdì, quando si decidono le sorti delle formazioni, si fanno un po' le scremature tra squalificati ed infortunati soprattutto, e quindi a poche ore dal fischio d'inizio credo che questo sia appunto sia la fascia oraria più importante per avere le ultime info. Roberto, insomma, ti chiedevo se c'era, dopo anche l'arrivo di Romano e di altri pezzi, però credo che Romano sia l'apice, no, degli acquisti per ora, sia migliorato qualcosa anche sotto l'aspetto mentale per De Patri e compagni. Sì, innanzitutto permettimi, oltre a salutare te, a salutare l'amico Elenio, sarà sicuramente un piacere rivederlo domenica. Sì. E questi arrivi sicuramente portano un'ondata di tranquillità in più, diciamo, perché comunque eravamo rimasti un po' con la coperta corta. L'attaccante serviva, era evidente. È arrivato Romano, che è un ottimo acquisto. Già erano arrivati poi in mezzo al campo, due tre quarti, Burini e Mercato. E adesso il direttore Natali è qui fuori, che sta proprio cercando di condurre qualche altra trattativa. Infatti, mette di salutarvi, purtroppo non poteva intervenire proprio perché è impegnato in questo. Vediamo se prima di domenica riusciamo ad aggiungere qualche altro pezzo. No, va bene lo stesso, anzi salutacelo Alfredo, perché davvero
lo immaginiamo impegnatissimo per cercare di curare una situazione molto particolare. Io, Roberto, non ti nego che domenica mi aspettavo la vittoria contro un'ultima della classe che è vero si è rafforzata, ma è indubbio che il Roma City abbia avuto da sempre grandissime lacune. Poi di colpo questo 0-3 immediato, giudicherei proprio così, lo definirei così, avete rialzato la testa negli ultimi istanti, però poi sono mancati i minuti necessari per raddrizzare la gara, riportare almeno un punto a casa. Sì, sì, infatti come dici tu e come già detto mister De Patre a margine partita, è stato un primo tempo disastroso come non c'era mai successo. Nella ripresa ci siamo appunto ripresi e nel finale abbiamo avuto anche in extremis questa possibilità di agguantare almeno il pareggio, purtroppo quando ci si mette il destino, la sfortuna, ecco, abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore e finita così. Non ti nascondo che sono convinto che se la gara fosse durata altri 10 minuti l'avremmo riacchiappata. E domenica eravamo troppo. Sì. E domenica questo derby, ancora un derby per la Vastese in quel di Notaresco. Allora, intanto faccio vedere la schermata piena, così c'è il mio faccione, non bellissimo da vedere, e i miei ospiti. Però prima di continuare la nostra discussione, vi voglio proporre a voi e agli amici telespettatori un video che ci arriva direttamente dal Qatar. Io ho contattato questo amico che spesso e volentieri è giudicato a tutto tondo, come spesso uso dire, in positivo e in negativo, ma è pur sempre una persona che quando parla di calcio, che quando ci mette la faccia, ma spesso e volentieri ci mette la voce, insomma dimostra tutto il suo amore per questo sport. Allora io lancio questo piccolo video di 30 secondi e poi torniamo qui in diretta con Di Pomeriggio per continuare a parlare di Serie D Girone F. Eccoci qui ragazzi, è un piacere per me mandare un grande abbraccio, un augurio per tutte le cose più belle e anche ovviamente di Buon Natale, visto che è periodo, agli amici di Pomeriggio, un abbraccio anche a te Lorenzo, grazie per quello che fate, mi raccomando continuate così, vi abbraccio forte, vi voglio bene e vi aspetto nel percorso. Ciao da Lela Dani, Di Pomeriggio, vi aspettiamo. E insomma, un piccolo WhatsApp e lui mi ha detto assolutamente, se parlate di calcio Lorenzo sono disponibile a mandarvi gli auguri. Ovviamente l'augurio principale va alle squadre, l'in bocca al lupo più grande da parte anche di Lele Adani, che in questi giorni è impegnato a trattare, a parlare, a commentare le formazioni che si disputano il mondiale, che si giocano la Coppa del Mondo, e noi purtroppo non ci siamo. Insomma, Elenio, arriva un altro derby. Ma diciamo che non è come il derby col Chieti, però è abbastanza derby. Prima di tutto un saluto a Roberto, una grandissima persona che è capace e che saluto sempre con molta enfasi. Al direttore che ci siamo sentiti prima di questa trasferta e gli ho detto per qualunque cosa potevano usufruire la Vastese a disposizione al 100%. Purtroppo una piccola parentesi, apre, da quest'anno mi è più simpatica il Notaresco degli anni scorsi, chiusa parentesi. A cosa ti riferisci? Non facciamo nomi, però voglio dire, io spero che si no, ma anche perché Elenio, tra virgolette, non essendoci la controparte, passami il termine, ma infatti sull'altra sponda. Tanto il messaggio l'hai fatto passare più volte. No, io dico sempre che il Notaresco, io ho parlato col direttore che è una persona, io non c'ho niente, perché loro la dirigenza è sempre comportata bene e noi ricambieremo ogni tipo di cordialità che hanno dimostrato loro al 100, anzi aumentando del 100%. Questo è poco ma sicuro. È il mio lavoro e io ci tengo molto. Per quanto riguarda, spero, c'è una piccola cosa da dire. Purtroppo
Io ho fatto di tutto per trovare un campo disponibile, questo lo devo dire perché mi sono impazzito. E ti dico, Lorenzo, che io non ho potuto giocare né a Francavilla, né a Ortona, né a Agnone, nessun campo molisano. Cioè la trasferta che avrei potuto fare era Castelnuovo, forse. Perciò, per dire un po' la situazione del disagio che abbiamo noi, che speriamo finisca l'8 gennaio. E quindi lo ricordiamo, Elenio, a beneficio dei nostri amici telespettatori, che si giocherà sul comunale di Scerni il match. Sì, tra... il fiduciario che ha dato la possibilità di giocare. Devo ringraziare anche il presidente avvocato Barbiere che ci ha dato questa possibilità, però purtroppo porte chiuse, perché questo è un campo che gioca l'eccellenza, anche il Lanciano gioca lì, sì. Però non è a norma per la Serie D, e di conseguenza le partite che andiamo a fare domenica, però ha un bel manto in erba sintetica fatto l'anno scorso, perciò scusate, ci stanno tutte le situazioni, i fattori per fare una bella partita e vinca sempre il migliore. Noi, per noi è importante vincere, come per dire, per loro è importante, e ci mancherebbe, no, anche per loro adesso, che perché adesso inizia un nuovo campionato, qualcuno si è rinforzato, non soltanto il notaresco, i movimenti di mercato li stanno facendo le romane, sicuramente le faranno le anche altre squadre, e poi ci faremo poi ci faremo dire anche da Daniele Rossi se ha qualche notizia in merito, no? Qualche spizzico. Se ti ricordi, l'altro giorno, mercoledì, sentivo anche il Tolentino che ha cambiato 4-5 giocatori. Perché adesso la paura di retrocedere è dura, c'è molta paura. Anche perché chi è le squadre che hanno cercato con i giovani di interpretare un campionato che in realtà può sembrare forse non tecnico, però c'è una difficoltà nel campionato di grinta di giocatori esperti, non di qualità, però di molta fisicità, e perciò molte squadre, secondo me, hanno paura di retrocedere, a differenza dell'anno scorso che avevamo due squadre, l'altro Casertano e l'altra squadra che era, mi ricordo, il Nereto. Il Nereto, però quest'anno tutte le squadre sono vogliono fare di tutto con gli acquisti, di cambiare l'andamento del vado da Daniele Rossi a proposito di mercato e a proposito di voglia di cambiamento e di miglioramento. Daniele, mi puoi dire qualcosa di interessante? Ma guarda, rimanendo su San Benedetto, Renzo, è notizia di oggi l'interesse della San Benedettese per Tumminello. Non è la prima volta che il sodalizio rossoblu si accosta a questo giocatore, era successo già qualche anno fa, però adesso sembrerebbe un interesse ancora più forte per l'attaccante classe 88, ricordiamo, l'ultima esperienza è di un anno fa a Livorno. Può essere un giocatore interessante per dotare il reparto avanzato di maggiore peso specifico. Si è mosso anche il Porto d'Ascoli con l'ingaggio di Soue, un profilo proveniente addirittura dal Parma, che va a completare un organico che però nel reparto avanzato ha garantito sino ad adesso una sicura affidabilità con giocatori del calibro di Spagna, Battista e Napolano. C'è da dire che Ciambelli deve fare a meno però di Fall, che ha firmato con il Tivoli, e quindi cambia girone, per così dire, perché la compagine laziale è inserita nel girone Serie D. Fall stava trovando davvero poco spazio e così ha chiesto di essere ceduto. Beh, vabbè, ovviamente poi ognuno fa i propri punti nella propria casa, però devo dire che la San Benedettese, con questo segnale di mercato, questo messaggio di mercato, vuole assolutamente cercare di rialzare
la testa, San Benedettese che l'anno scorso si aggiudicò proprio, no, la finale, il playoff, insomma, di girone, esatto, contro. Sì, Daniele, non sono serviti per il salto di categoria. Esatto, esatto. Guarda, Lorenzo, volevo aggiungere qualcosa sul Chieti. A Chieti, sì, che tiene ancora a banco il caso Pietrantonio, voi ne avete parlato anche nella vostra trasmissione su Rete 8. È accaduto l'inverosimile nella giornata di domenica, quando il difensore ha, all'insaputa di tutti, figurava nella distinta del Cinzia-Albalonga. È nato veramente un caso paradossale. Sembra che sia stato il presidente Mergiotti a formalizzare questo trasferimento. Chieti che però si è portato, come abbiamo visto, con Paglia e Di Prisco sulla mediana. Sì, allora guarda, voglio fugare tutti i dubbi, no? Perché io insieme a Marco Tontodonati quella domenica scorsa ero in trasmissione, insomma, su diretta calcio, e evidenziando ancora una volta il gioco di squadra della nostra compagine di Rete 8, mi arriva un messaggio proprio da Roberto Marchione, che mi segnala appunto la presenza di Manfredo Pietrantonio nei banchinari del Cinzia-Albalonga. Da lì ovviamente si attivano tutte le telefonate del caso. L'addetto stampa del Cinzia-Albalonga, proprio durante il match dei laziali, mi conferma la cessione da parte del Chieti al Cinzia-Albalonga. Poi durante la domenica sportiva un comunicato letto da Enrico Giancardi va a confermare appunto la firma, il via libera da parte di Mergiotti per fare accasare Manfredo Pietrantonio al Cinzia-Albalonga, anche se Sarfiano, il direttore sportivo del Chieti, qualche giorno prima aveva comunicato che, insomma, non c'erano assolutamente speranze, che insomma dovevano decidere il tutto loro, mentre Pietrantonio è andato direttamente alla fonte e si è fatto concedere il via libera. Ecco, di questo abbiamo parlato e riparlato, era giusto per chiarire, perché poi Roberto, insomma, sempre con due occhi attenti e non solo, perché seguiva la partita del suo notaresco, ma mi dava anche queste news. Roberto, giusto per chiudere l'argomento, anche qui qualcosa di poco chiaro, lo possiamo dire, insomma, senza smentite. Ma sì, sicuramente ci poteva essere più chiarezza all'interno dei vari attori, questo sicuramente, a prescindere, sono tutti ottimi interpreti del mondo del calcio, ecco, però forse c'è qualcosa che dovranno rivedere tra di loro, visto che così, insomma, si rischia di creare problemi alla squadra, alla società, insomma, decidere. Sì, assolutamente, insomma, è stata una vicenda poco chiara, diciamo così. Allora, io guardando il palinsesto della prossima giornata, c'è un match che sinceramente mi attira, non solo a livello tecnico, ma anche perché dobbiamo necessariamente dare un occhio alla classifica. Alla classifica, risalta questo Avezzano Vigor Senigallia, che a me stimola tantissimo, un po' per il periodo di forma della squadra marchigiana, e anche perché l'Avezzano è un po' altalenante, deludente al Dei Marsi, mentre appena sale sul pullman e affronta una trasferta, spesso e volentieri torna a casa con i tre punti. Un giudizio da parte di Daniele Rossi, e poi anche un minuto e mezzo con Elenio Di Filippo e Roberto Marchione. Prego, Daniele. Allora, l'Avezzano, c'è da dire che affronterà una squadra in salute come il Senigallia, che sta facendo davvero bene in questo inizio di stagione, e lo ricordiamo che si tratta di una neopromossa. Per quanto riguarda l'Avezzano, quest'anno è stato caratterizzato da tanti scossoni, primo fra tutti quello del direttore generale Ventresca.
Il tecnico Scorsini è stato bravo a trovare le giuste misure per ricompattare l'ambiente, contando anche su elementi di comprovata esperienza e di comprovata qualità del calibro di Zanon e di Dos Santos, che lì davanti fa la differenza in ogni squadra in cui ha militato. Come hai detto bene tu, lo score parla chiaro: l'Avezzano è squadra da trasferta, gioca meglio quando agisce di ripartenza e non deve fare invece la partita. Deve far fronte anche all'indifferenza della piazza, perché non può contare su un grande apporto del pubblico. Il presidente Paris più volte è tornato su questo nodo, sempre per rimanere sul fronte societario. È notizia di questi giorni la cessione del 50% della società ad un imprenditore romano, quindi staremo a vedere cosa accadrà. Lo stesso Gianni Paris più volte è stato sul punto di cedere la mano o comunque di aprire a nuovi acquirenti. Comunque il bilancio dei marsicani fino ad adesso è più che positivo a mio modo di vedere, visto che la squadra staziona comunque in zona playoff. E soprattutto, come hai detto tu prima, Daniele, parlando della Vigor Senigallia, l'Avezzano è una neopromossa, anche se storicamente milita in questo campionato, in questi campionati, anche in quelli superiori da diverso tempo. Chiedo un giudizio anche sull'Avezzano, sulla Vigor Senigallia e su questo incrocio particolare, anche ad Elenio Di Filippo, team manager della Vastese. Elenio. Ma io ho incontrato tutte e due, ti dico che ogni squadra cerca di mettere in evidenza il proprio gioco. Allora, l'Avezzano a me mi ha colpito quando siamo andati noi, perché diciamo che era da poco che avevo un nuovo allenatore, giocava di rimessa, però è molto veloce nelle ripartenze, Facisse, Dos Santos, ci aveva Bittaglie, cioè è un tridente velocissimo. Giustamente sfrutta dentro casa, quando devi attaccare e devi impostare il gioco trovi in difficoltà. Giustamente il nostro amico ha centrato bene l'equilibrio un po' della squadra. Ecco. Italia è anche la stessa, cioè noi l'abbiamo incontrata, è una squadra che con noi si è difesa per 85 minuti, cioè a centrocampo, sta bene in campo, si chiude ed è difficile far gol. Però sono due squadre che secondo me chi è che sbaglia prima verrà punita, perché alla fine ogni sbaglio poi verrà pulito. Però giustamente Senigallia sull'ali dell'entusiasmo, c'è anche il fattore C, c'è tante situazioni che adesso, però devo fare un applauso alla società, gente di categoria superiore. Tutti rispondono quando arrivi a Senigallia, ti trattano. Ma Elenio, parli anche ovviamente dell'accoglienza, dell'accoglienza veramente di persone di un certo livello. Proprio di, cioè, sembra che noi abbiamo incontrati la prima volta, sembravano che ci conoscessimo da 10 anni. Questo va sottolineato, perché conta anche questo. Però vi dico, sono due squadre che giocano uguali. Secondo te, parlando della Vigor Senigallia, questa classifica corrisponderà, potrebbe corrispondere alla classifica finale, oppure pensi che il Senigallia a salvezza acquisita potrebbe un po' allentare la morsa, allentare la presa, per poi, non so, lanciare qualche giovane piuttosto che vendere qualche pezzo pregiato che fino ad ora si è messo in mostra? Ma io penso che non è un mio... così non ha l'obbligo, non ha l'obbligo di strafare. No, secondo me, allora, loro vedi, è notato una cosa: le partite le spostano tutte quante di mezz'ora, perché il tifo, la squadra, i tifosi che fanno un paio di mila spettatori ogni partita, c'è entusiasmo. Secondo me non riuscirà, perché poi mentalmente, se tu giochi, questo lo sto vedendo anch'io in Eccellenza, no? Io e te siamo stati a vedere il Giulianova. Se tu parti col pensiero che devi vincere, perché allora
ti vengono a mancare delle certezze, perché qualche volta che non sei in forma, qualcuno perde per infortunio, i campi pesanti e tutto, allora cominci ad avere qualche problema e poi ne risenti. Se invece entri con spensieratezza, cercando di viene, quello viene, viene di più, allora secondo, sì, secondo me potrebbe rimanere la, ma secondo me, ti ripeto, uscirà il Sammettese, speriamo noi, perché abbiamo tutte le qualità, le possibilità per tornare, il Fano, che secondo me sulla carta è una buona squadra, e il Porto d'Ascoli, perché alla fine ha trovato la quadratura e l'allenatore. E poi molta gente non lo dice, però il Vasto Girardi gioca molto bene, una delle squadre, sì, che gioca meglio. E a Vasto Girardi va proprio la Sammettese. Ah, un match interessantissimo da seguire. Allora, io ho ancora 5-6 minuti, anzi con l'extra time arriviamo a 10, poi vi saluto. Ovviamente dobbiamo aprire una pagina, un giudizio completo su una formazione che è partita un po' a rilento, forse causa anche diversi infortuni, ma poi il percorso è andato dritto, insomma, fino ad arrivare ad essere la prima in classifica, parlo ovviamente del Pineto, e di riflesso la società del presidente Silvio Brocco ha messo dentro dei pezzi da 90, dei calibri importantissimi, visto che ci siamo, ricordo anche il turno di Coppa Italia che ha superato il Pineto mercoledì scorso contro il Tolentino, 5-1 la vittoria dei ragazzi di Amauro. Non c'è stata partita sin dai primi minuti, e poi il finale 5-1. Ora il Pineto se la vedrà nella kermesse di Coppa Italia a livello nazionale contro l'Arezzo. Allora, un giudizio non solo su questa partita, perché c'era, ma un giudizio generale anche da parte del nostro Roberto Marchione. Ma Lorenzo, io credo che Pineto e in primis il presidente dottor Brocco quest'anno abbiano deciso di fare ancora più sul serio e si sono messi in testa di voler salire tra i professionisti. Lo si vede, sono una squadra quadrata, importante, con tanti giocatori, che non si siede sui gallori, anzi, come dici tu, ha fatto ulteriori ingaggi per rinforzare ulteriormente una rosa già fortissima. Non dimentichiamo che proprio negli ultimi giorni sono arrivati due giocatori del calibro di Lorenzo Emili e di Forgione, che sono due, sarebbero due pezzi da 90 in qualsiasi squadra. Tu il primo lo conosci molto bene, parlo di Lorenzo Emili, perché sì, quando svolgevi il lavoro di addetto stampa nel Castelnuovo, Lorenzo Emili ha fatto le sue fortune, ha fatto le fortune del Castelnuovo per diverso tempo, Roberto. Sì, infatti, Lorenzo è un giocatore straordinario, e pensare che lì a Pineto, tra l'altro, forse non avrà neanche il posto assicurato, in quanto tra l'altro c'è anche Minifleri, sono tanti altri giocatori forti, che quindi Daniele Amauro potrà ruotare la rosa a sua disposizione. Io credo, facendo gli scongiuri, facendo fare anche gli scongiuri al Pineto, penso che quest'anno possa essere l'anno giusto, ce la possa fare. Quando, come dicevi tu, l'ho vista in Coppa contro il Tolentino, l'avevo vista inizio campionato, ed effettivamente, come dicevi tu, se inizio campionato magari sentava un po', forse perché mancava qualcosina per entrare in forma, c'erano degli infortuni di troppo, e ora è una squadra diversa, più forte, più sicura di sé, e contro il Tolentino è stato veramente devastante. Roberto, allora, prima di salutarti, perché ovviamente sei sul pezzo, sul campo, lì a Notaresco, ti chiedo, senza dare troppe indicazioni a quel furbacchione di Elenio, insomma, le ultime notizie dal campo quali sono? Abili e arruolati tutti, oppure c'è qualche preoccupazione per qualche giocatore in particolare? No, dovrebbero essere tutti abili arruolati, tranne Grauberg, che era già infortunato domenica e ancora non ha recuperato, ha un problema, si è rotto il dito di una mano e il
tutore, quindi non potrà scendere in campo. Perfetto, grazie Roberto, grazie per questa tua ennesima presenza. Grazie a te. Ci sentiremo domenica. Guarda, ti faccio fare un saluto, anche se poi lo rivedrai ovviamente, anche da Elenio e da Daniele, che ha visto al nostro mosaico, insomma. Grazie a Roberto. Ciao a tutti, a domenica. Ciao Roberto, grazie di cuore ed ovviamente buon lavoro con il notaresco, in bocca al lupo a tutti, non me ne voglia Elenio. Allora, gli ultimi minuti ad Elenio e Daniele. Ad Elenio, perché sul campo davvero in tutti i sensi, e a Daniele perché segue questo campionato e tanti altri con la massima attenzione. Sul discorso capolista e vincitrice di campionato forse siamo tutti d'accordo. A voi faccio la domanda più complicata, più scomoda e più imbarazzante forse: chi rischia di tornare in eccellenza? Inizio da Daniele, va. Sì, allora, guarda Lorenzo, io visto la partita del Roma City quando è venuto a giocare a San Benedetto, e veramente mi ha dato l'impressione di essere squadra in difficoltà, anche se in quella circostanza strappò un pareggio a Riviera delle Palme. Adesso però questa compagine romana si è rinforzata, sono arrivati degli elementi che possono dare quel qualcosa in più alla squadra, tant'è vero che i risultati poi sul campo si sono visti a svantaggio, come abbiamo visto, del notaresco. Quindi adesso la squadra più debole sembrerebbe essere il Termoli, e il Chieti farà visita proprio Pisani domenica, però sembrerebbe che anche il Termoli si stia muovendo sul mercato, quindi c'è da giurarci che sarà battaglia lì in fondo anche nelle ultime giornate. Assolutamente sì, anche quello del Chieti è un match delicatissimo davvero. Elenio, condividi le parole di Daniele, vuoi aggiungere qualche altra riflessione sulle pericolanti, e poi ovviamente se avete dubbi o perplessità su questa prima posizione del Pineto? Io credo di no, però ovviamente lascio i microfoni aperti a tutti voi, ecco. Ti dico che io l'ho detto quando vieni in trasmissione, che il Pineto, secondo me un attacco fra Maio, Giambè, ma cioè questi hanno Allegretti, io non so chi l'ha visto giocare, ma Allegretti è un giocatore di categoria. Io sono rimasto impressionato dalla crescita di un ragazzo che ho seguito tanti anni fa quando giocava nell'Alba Adriatica, e parlo di Giambè, giocava in eccellenza. Questo ragazzo è cresciuto non solo fisicamente, perché era già strutturato di suo, ma ha messo la testa sui binari giusti. Era un bravissimo ragazzo, ma è maturato tantissimo anche sotto quel punto di vista. E ragazzi, quando parte palla al piede, anche sullo stretto, insomma... Ma infatti adesso vedi quello che ti dicevo io velocemente, che sfruttano queste grandi possibilità. Poi il fraseggio ci può prestare, però con quella squadra che vince il campionato, secondo me, con 15 punti di vantaggio, bisogna metterla là, perché poi alla fine si inventa sempre qualcosa. E tu, ripeto, non gioca Allegretti, non gioca... ieri ho visto che non ha giocato neanche il nostro fuori quota che avevamo noi a Vasto, il 2003. Adesso mi sfugge il nome. Anche una cosa, perché piano piano che il campionato... Elenio l'ha detto prima, l'ha detto prima a Roberto, giustamente. Emili rischia la panchina. Un giocatore come Walter Braghini, uno dei migliori giovani di questa categoria, rischia la panchina. Se gioca uno dei due, rischia di andare in panca uno come Milincleri. Lì davanti, Allegretti rischia il posto al cospetto di Maio, di Giambè. Percorso inverso ovviamente per questi due, al cospetto di Allegretti, insomma, cioè, di cosa parliamo? Cioè, e poi dietro c'è un giocatore che voi di Vasto conoscete benissimo, che Nicolas Di Filippo, capitano straordinario. Comunque volevo soltanto aggiungere, secondo me il Termoli, quando una squadra al giro d'andata non riesce a vincere, vuol dire che
il 60% purtroppo, anche se non gioca male. Io spero, guarda, le squadre di Roma secondo me alla fine hanno possibilità di scelta enorme, a differenza nostra. E l'unica cosa è che se squadre di Roma penso di venire al girone F e di fare le squadrette e cercare di con il loro gioco di potersi salvare e dettare un po', non legge tra parentesi, però sanno che qui è un girone difficile. Chi viene qui, lo stesso Cinzia Balonga, non sta andando bene. Io spero che il Notarisca si salvi e che rimangano tutte le abruzzesi. E cominciate a fare punti continuativi anche voi, perché io vi aspetto dalla parte sinistra. Io vi aspetto dalla parte sinistra della classifica. Ma tu hai sempre stimato, perché noi effettivamente abbiamo sicuramente una delle squadre più forti. Adesso dobbiamo assemblarli e Lucarelli può fare questo. Perfetto, perfetto. Grazie. Vorrei aggiungere qualcosa anch'io, Lorenzo. Come no, Daniele? Assolutamente sì. C'è tempo. Non l'ho detto in precedenza. Allora, il Pineto sembra avviato per un campionato di vertice, mai come quest'anno. Questo è frutto del lavoro pluriennale di un tecnico come Daniele Amaulo, che ha saputo gestire i grandi mezzi che ha a disposizione. Non ultimi sono arrivati giocatori del calibro di Forgione e Lorenzo Emili. Questo la dice lunga sulle ambizioni del sodalizio teramano. Emili, io l'ho visto all'opera perché era alla San Benedettese fino a qualche settimana fa, è un giocatore dai grandi mezzi tecnici, però anche addetta degli stessi addetti ai lavori, deve crescere da un punto di vista caratteriale, cioè è un giocatore che deve trovare ancora la sua svolta e io glielo auguro immensamente, gli auguro di trovarla a Pineto, dove era già stato in passato e dove già aveva fatto bene. Quella di Amaulo è una squadra pericolosa quando trova il varco. In questo il tecnico si è dimostrato molto preparato e lungimirante, sfruttando le accelerazioni di Giambè, ma anche la vena realizzativa di Maio, che oggi farebbe comodo un po' a tutte le squadre lì davanti. Questi sono solo tanti dei giocatori che ha a disposizione, penso anche a Della Quercia, un elemento di assoluto rendimento che sta facendo fare il salto di qualità ai teramani. Allora, per racchiudere con due battute, evidentemente Daniele Rossi si riferiva alla cosiddetta cazzimma, no? parlando di Lorenzo Emili, anche un aneddoto di mercato sul nominato Maio. Pare sia arrivata qualche telefonata, ma da una parte Moreno Sacchetti, direttore sportivo del Pineto, dall'altra il direttore generale Roberto Giamarino pare abbiano risposto: Pineto non vende, Pineto compra, e quindi ha chiuso ogni possibile trattativa per quel che riguarda la cessione di uno dei loro pezzi pregiati, perché davvero il Pineto è imbottito di tanti bei giocatori. Io ringrazio di cuore davvero Elenio Di Filippo, team manager della Vastese. Ciao Elenio, in bocca al lupo per domenica, un abbraccio grande. Hai disattivato il tuo audio, se ci vuoi far ascoltare ancora la tua voce e i tuoi colpi di tosse, noi siamo qui. L'ho fatta. Un ecco. Saluto a tutti i telespettatori. Grazie a te, grazie all'ospite, e tanto io e te ci vediamo per i campi. Sì, io e te ci vediamo sicuramente nei campi, perché poi abbiamo questa maledetta passione di seguire tutte le categorie e le donne a casa si arrabbiano spesso e volentieri. Però quando manca la promozione, mi raccomando. Io diverse di promozione le ho viste, poi un giorno ci mettiamo d'accordo e ti porto dove so io. Ok. Ciao. Va bene, auguri. Auguri Elenio, ma poi ci rivedremo. Grazie a Elenio Di Filippo, team manager della Vastese, e grazie a Daniele Rossi, appena contattato. Grazie Daniele, sei stato davvero gentile. Ovviamente è stato davvero un piacere. Io ti aspetto anche le prossime settimane, un po' una o due settimane di pausa, e poi
poi ti faccio risedere in panchina nella squadra di pomeriggio, oppure titolare, insomma. Benissimo, Lorenzo. Grazie a te di nuovo. Grazie a Daniele Rossi. L'ultimo grazie va a voi che ci seguite sempre numerosissimi da casa e anche sul web qui a Di Pomeriggio, la rubrica settimanale che parla del girone F della quarta serie. L'appuntamento a venerdì prossimo, l'orario è sempre lo stesso, con replica televisiva a mezzanotte sempre di venerdì su Rete 8, canale 10 del digitale terrestre. Buon campionato a tutti, in bocca al lupo alle vostre squadre. Io vi aspetto la prossima settimana. Un caro saluto.